il dialogo sopra i due massimi sistemi si suddivide in quattro parti o giornate di congressi, cioè incontri di discussione e di dibattito. I protagonisti del dialogo sono tre. Il primo è il nobile fiorentino Filippo Salviati, amico di Galileo. È il personaggio principale del dialogo, portavoce del pensiero dell'autore. Egli è un sostenitore delle teorie copernicane. Il secondo interlocutore è il nobile veneziano Gianfrancesco Sagredo, proprietario della dimora veneziana in cui si svolge il dialogo e anch'egli amico di Galileo. Il terzo interlocutore è l'aristotelico Simplicio, un personaggio immaginario il cui nome è ispirato a Simplicio di Cilicia, studioso del VI secolo d.C. e commentatore di Aristotele. Nel dialogo si immagina che i tre protagonisti si riuniscano per quattro giornate a Venezia nel Palazzo Sagredo sul Canal Grande a discutere amichevolmente intorno alle ragioni a favore o contro il sistema eliocentrico. Nel proemio l'autore dichiara che la discussione deve essere considerata solamente ipotetica, cioè senza alcuna pretesa di dedurre il vero assetto dell'universo. Ha inizio poi la prima delle quattro giornate in cui si discute della presunta identità tra mondo celeste e mondo terrestre alla base della cosmologia aristotelica. Nella seconda e nella terza giornata vengono confutate le tradizionali obiezioni sollevate contro l'idea che la Terra si muova, idea già avanzata da Copernico. I moti di rotazione e di rivoluzione spiegherebbero in realtà tanti fenomeni celesti che si possono osservare dalla Terra. Nella quarta giornata viene data una spiegazione del fenomeno delle maree, che secondo le ipotesi di Galileo rappresenterebbero la prova fisica determinante della rotazione terrestre. Un'ipotesi scientifica che però si è rivelata infondata. Questo è l'impianto generale dell'opera, che tuttavia è caratterizzata dalla presenza di frequenti digressioni rispetto al tema delle giornate. Così non vengono affrontati solo gli argomenti schematicamente illustrati da Galileo nella lettera a Francesco Ingoli del 1624, ma tutti i temi della precedente attività scientifica galileiana. In tal senso, il dialogo si propone come una summa, come una sintesi di tutte le ricerche scientifiche condotte dallo scienziato pisano e di tutte le sue importanti acquisizioni.